Ciao, bella a tutti ragazzi, sono Pi e vi do il benvenuto a questa mia terza lezione per imparare il PHP. La scorsa volta avevamo visto come inserire un testo all'interno della nostra web page. Quest'oggi invece inizieremo a vedere quelle che sono le variabili introducibili con il linguaggio di programmazione PHP. Cominciamo subito ad aprire il nostro editor di testo. Io come sempre utilizzo Notepad++ che consiglio, altrimenti un qualsiasi editor di testo va comunque bene. Iniziamo a creare la struttura di base di una pagina HTML. Quindi andiamo ad aprire e a chiudere il nostro linguaggio HTML e all'interno andiamo ad inserirgli il corpo, il body appunto. E all'interno andiamo a richiamare il nostro linguaggio PHP. Come ricorderete, minore, punto interrogativo PHP e poi per chiudere punto interrogativo maggiore. All'interno di questi due marker, o meglio, marcatore se vogliamo dirla in italiano, andiamo ad inserire quelli che sono i nostri comandi PHP. Allora, la scorsa volta abbiamo visto questo comando echo, che era quello per il testo. Quest'oggi, vedendo le variabili, andiamo ad introdurre questo simbolo, che è il simbolo del dollaro. Sulla vostra tastiera sarà situato sopra il numero 4, quindi basterà minus 4 per inserire questo simbolo. Dopo aver inserito il simbolo del dollaro, che dice appunto che stiamo inserendo una variabile, andiamo a dare il nome alla nostra variabile. Io la chiamerò ad esempio P. Ok? E all'interno di questa variabile che funge un po', diciamo, da contenitore, possiamo andare ad inserire o un testo oppure un numero. Per inserire un testo basterà mettere uguale, virgolette, e all'interno delle virgolette inserire il nostro testo. Ad esempio, andando per fare un esempio, ciao e benvenuti sul mio sito web. Ok? Se invece volessimo andare ad inserire un numero, andiamo sempre ad inserire il simbolo della variabile, cambiamo nome alla variabile, ad esempio la chiamo P1, non ho molta fantasia, e dopo l'uguale andiamo subito ad inserire il nostro numero, non lo so, ad esempio 11, ok? E andiamo a dire add echo, quindi il comando, diciamo, per introdurre un testo, che il testo sarà semplicemente quello che c'è scritto all'interno della variabile P, ok? Quindi andiamo a salvare il nostro file. Andiamo a metterlo ovviamente nella cartella di XAMPP, che è nel disco locale o nella directory che gli avete dato voi durante l'installazione, in htdocs, formato ovviamente php, altrimenti non riesce a leggerlo. Andiamo a sostituire pure il file prova che avevamo creato la scorsa lezione, perché tanto non ci serve più. Adesso dal browser andiamo a richiamare la nostra pagina, http://. Localhost slash prova.php, non sto a scriverlo che ce l'ho già scritto lì, mi dice che c'è un errore alla linea 5. Andiamo a vedere. Ecco, l'errore non è solo alla linea 5, ma anche alla 4 e alla 6, perché ricordatevi sempre il punto e virgola per chiudere i comandi, io me ne dimentico sempre e così non riesco a leggermi la pagina. Andiamo a salvare, ad aggiornare, ed ecco qua la nostra scritta, che è quello che è contenuto all'interno appunto della variabile p. Se io vado a modificare qua e gli dico di scrivermi quello che c'è nella variabile P1, andiamo a salvare con F5 ad aggiornare, lui mi scriverà il contenuto della variabile P1. Non avessi inserito questo comando qua, appunto, l'eco, avremmo inserito le nostre variabili, però non si sarebbe visualizzato nulla all'interno della pagina perché non avrebbe avuto appunto questo comando. Bene, questa è un po' la base delle variabili del PHP. La prossima lezione continueremo ancora con queste variabili e andremo a vedere un po' le operazioni che è possibile effettuare con esse. Per questa volta è tutto, un saluto, ciao ragazzi!